Buongiorno a tutti, benvenuti in questa lezione di ripasso di matematica. Oggi parliamo di nuovo, per la terza e spero ultima volta, delle addizioni e sottrazioni, ovvero più e meno fra frazioni con denominatore, che è la parte basso, qui come denominatore abbiamo 5 e 3, diverso, non uguale. Ok? Abbiamo già spiegato che per poter effettuare questi tipi di operazioni dobbiamo prima di tutto convertire i due termini dell'operazione con frazioni equivalenti che hanno il medesimo denominatore. Quindi il 4 quinti dovrà diventare una frazione equivalente che abbia un denominatore uguale a quella dei due terzi. Quindi le due frazioni equivalenti le riscriverò qui sotto, ok? Come procediamo adesso? Lo farò senza disegnini, cioè nella parte teorica ho spiegato tutta quella che è la teoria, adesso vediamo com'è la pratica. Dunque, quando io devo fare un calcolo di questo genere, in basso nel denominatore, quindi in questa zona qui, ok? Ci dovrà essere un unico denominatore. Che denominatore ci metto? Ebbene, per sapere qual è, dovrò fare il minimo comune multiplo dei denominatori, che sono 5 e 3. Quindi qui faremo MCM 5, punto e virgola 3. Abbiamo già fatto lezioni sul calcolo del minimo comune multiplo. Di solito, quando ci sono dei numeri piccoli, possiamo permetterci di utilizzare il metodo semplificato. Scusate, qui avevo già evidenziato alcune cose. Abbiamo detto che qui i numeri di cui calcolare l'MCM sono il 5 e il 3. Quindi come procediamo? Calcoliamo l'MCM, se non ve lo ricordate andatevi a rivedere l'altro video. Qui adesso vi faccio vedere il procedimento velocizzato. Abbiamo due tabelline, quella del 5 e quella del 3, ce le evidenziamo tutte e due. Scusate, devo mettere moltiplica, ok, 5. E 3. E adesso devo trovare MCM minimo comune multiplo, ovvero numero della tabellina comune, che è in comune a tutte e due le tabelline, minimo più piccolo. Quindi partiamo dalla tabellina del 5, ok, e guardiamo qual è il multiplo più piccolo che sta anche in quella del 3. Vediamo subito che il 5 non è nella tabellina del 3. Il 10 non è nella tabellina del 3. Il 15 è in tutte e due le tabelline, nella tabellina del 5 e del 15, quindi l'abbiamo trovato. L'MCM tra 5 e 3 è 15. Quindi torniamo qui e scriveremo come denominatore il 15. Abbiamo detto che deve essere uguale in tutte e due. Quindi ricordatevi bene, in basso abbiamo il minimo comune multiplo dei due denominatori. Se sono più di due, faremo minimo comune multiplo fra più di due denominatori. Comunque questo è il principio. Ora dobbiamo capire che cosa dobbiamo mettere qui al numeratore, perché ancora questo valore non l'abbiamo calcolato. Ebbene, seguitemi perché questa sarà la parte più complessa di tutti quanti. Eventualmente guardatevi il video più volte. Per calcolare il valore dei due denominatori dovrò procedere così. Il numero che abbiamo appena calcolato, che è il minimo comune multiplo di 5 di 3, quindi il 15, ve lo scrivo qui di fianco, ok? Lo dovremo prima dividere, quindi ci metto la divisione per sotto e poi moltiplicare per sopra. Quindi guardate le freccette, 15 diviso 5 per 4. Prendiamo la nostra calcolatrice e faremo 15 diviso 5 per 4 uguale 12. Il numeratore della prima frazione è il 12. La stessa cosa farò dall'altra parte. Quindi il minimo comune multiplo che abbiamo calcolato fra denominatori, che è 15, lo dovremo
dividere per sotto, ve lo spiego in modo molto semplificato, e moltiplicare per sopra. Quindi diviso sotto per sopra, diviso sotto per sopra, diviso sotto, ve lo ripeto per l'ultima volta, per sopra. Quindi rifacciamo il nostro calcolo seguendo le freccette. Se volete, le prime volte utilizzate le freccette nei vostri calcoli. Prendiamoci la calcolatrice e scriviamo. 15 diviso sotto 3, quindi diviso 3 per sopra, per 2, uguale 10. Il numeratore della nostra nuova frazione sarà, scusate, prendo il nero. 10. Adesso che i denominatori sono uguali, possiamo risolvere questa operazione. In basso metterò il denominatore sempre uguale, in alto farà 12 più 10, perché 12 quindicesimi sarebbe come dire, se 15 vi dà fastidio, chiamateli dollari, euro, gatti, ok? L'importante è che anche dall'altra parte abbiate lo stesso valore, quindi 12 gatti più 10 gatti fanno 22 gatti. Il denominatore non consideratelo, lo scrivete semplicemente uguale. 12 più 10 fa 22, ok? Bene, abbiamo concluso il primo esempio, ne faccio altri due o tre. Cercate di interiorizzare questo che è il meccanismo. Immaginiamo di dover fare un'altra operazione, ok? Quindi scriveremo questa frazione e proveremo a risolverla. 3 quarti meno un quinto. Procedo come prima. La prima cosa che devo fare è l'MCM dei denominatori, che sono 4 e 5. Quindi, scusate, ve lo scrivo qui in basso, MCM 4 e 5. Vi faccio vedere come converto queste due frazioni. Ok? Sappiamo che in basso ci sarà l'MCM di 4 e 5 nel denominatore. Quindi andiamo e calcoliamocelo al volo. Abbiamo detto che dobbiamo calcolare l'MDCM di 4 e 5, quindi le tabelline da prendere in considerazione saranno quelle del 4 e del 5, e poi troveremo il numero in comune. 4 è questa, 5 è questa. Partiamo dalla tabellina più grande, se volete potete fare anche con quella più piccola, però con quella più grande fate prima, ok? E andiamo a vedere, partendo dall'alto, quello che è il primo numero che troviamo in tutte e due. Il 5 non sta nella tabellina del 4, il 10 nemmeno, il 15 nemmeno, il 20 vediamo che sia nel 5 che nel 4, quindi il multiplo comune più piccolo. Il nostro MCM sarà 20 e lo scriviamo in basso. Quindi ricordatevi, al nuovo denominatore ci starà il minimo comune multiplo dei vecchi denominatori. MCM di 420 diventerà il nuovo denominatore. Poi ricordatevi il secondo procedimento. Per sapere cosa ci sta qui e qui dovremo fare questo procedimento. Dovremo prendere il numero che abbiamo calcolato, che è il 20, e poi lo dividiamo per sopra e moltiplichiamo per sotto. Scusami, dividiamo per sotto e moltiplichiamo per sopra. Qui stessa identica cosa. Il numero che abbiamo calcolato diviso sotto per sopra. Quindi adesso ci mettiamo al lavoro, sappiamo esattamente quello che dovremo fare. Provate a pensarci bene, cosa dobbiamo fare adesso per sapere cosa va qui? Faremo 20 diviso 4, guardate la freccina, seguiamo la freccina per 3. Quindi 20 diviso 4 per 3 uguale 15. Quindi il nuovo valore 15 lo scrivo qui nel numeratore. Adesso farò lo stesso procedimento da questa parte. 20 diviso 5 per 1. 20 diviso 5
per 1. Mi raccomando, se non siete molto veloci, molto pratici con divisioni, moltiplicazioni e tabelline, usate pure la calcolatrice. Uguale 4. Quindi adesso che abbiamo due frazioni con il denominatore uguale, sappiate che 15 ventesimi uguale a 3 quarti è equivalente, è la stessa quantità, e 4 ventesimi è equivalente a un quinto. Quindi ora che abbiamo trasformato queste due frazioni in due frazioni equivalenti con denominatore uguale, possiamo fare la nostra sottrazione. Sappiamo che il denominatore resta uguale perché è la nostra metà di misura, quindi scriveremo 20 in alto. Effettuiamo questa operazione. Guardatela, leggetela, 15 meno 4. Quindi facciamo la sottrazione fra quelli che sono i numeratori. 15 meno 4, se avete dei problemi usate la calcolatrice, se non fate a mano fa 11. Il nostro risultato è 11 ventesimi. Faccio un ennesimo esempio, poi se ancora avete dei dubbi riguardatevi il video più volte, perché tanto è sempre lo stesso identico procedimento. Calcolo il minimo comune multiplo della base, dopodiché divido per sopra, moltiplico per sopra. Supponiamo di voler calcolare questo. 2 quinti meno un uguale. Quindi torno a convertire le mie frazioni in frazioni equivalenti con un'unica base. Sotto, pensateci un attimo prima che ve lo dico, devo fare che cosa? Il minimo, scusate, lo prendo in verde, il minimo comune multiplo di cosa? Delle basi di 5, 6. Quindi alle base ci starà il minimo comune multiplo della base. Andiamo qua e lo andiamo a calcolare immediatamente. I nostri numeri sono 5 e 6, quindi evidenzierò le tabelline del 5 e del 6 e cerco il multiplo comune. Allora, partiamo da qui, dal 6, dall'alto, e vediamo. Il 6 non è nella tabellina del 5, il 12 nemmeno, il 18 nemmeno, il 24 nemmeno, il 30. Eccolo qui. Quindi abbiamo il nostro minimo comune multiplo. Torniamo qui. In basso, al denominatore, ci metto l'MCM dei due numeri, quindi 30 e 30. Questo è l'MCM. Adesso che cosa facciamo? L'MCM che abbiamo appena calcolato, che è 30, ve lo scrivo sia qui che qui. Vi faccio vedere graficamente il procedimento, logicamente poi tutte le freccine, non siete obbligati a metterle quando fate i calcoli, anzi quando siete pratici è buona cosa non farlo. Comunque, sotto, sopra, sotto, guardate, sopra, questo qui è il percorso, 30, in basso divido, in alto moltiplico, in basso divido, in alto moltiplico. Adesso ho i miei calcoli da fare. Faremo. La metto qui la calcolatrice. Per sapere qual è il numeratore che deve stare qua e poi anche quello che dovrà stare qui, farò questo calcolo. Farò 30 diviso 5 per 2. Lo vado a fare. 30 diviso 5 per 2 uguale 12. Il 12 è il valore che dovrò mettere qua. 1. Adesso vado a calcolare il numeratore che deve stare qui, quindi farò 30 diviso 6 per 1. 30 diviso 6 per 1 uguale 5. Adesso ho due frazioni equivalenti con lo stesso denominatore. Posso effettuare il calcolo. Alla base il denominatore resta uguale. In alto effettuo l'operazione, ovvero 12 meno 5, sembra una maschera. 12 meno 5, se volete potete raggiungere la calcolatrice, se no no, fa 7. E lo mettiamo al denominatore. Scusate, volevo usare il nero. 7.
Il risultato di 2 quinti meno un sesto sono 7 trentesimi. Bene, con questo è tutto. Il mio consiglio è: rivedetevi più volte questo video, cercate di interiorizzare questo meccanismo e provate a fare qualche prova anche voi. Non abbiate paura di sbagliare le prime volte. Se c'è qualcuno che ha un po' di pratica con questi procedimenti, fatevi eventualmente aiutare. Vedete che se fate pratica, pian piano il procedimento vi viene automatico. Grazie e alla prossima lezione, che dovrebbe essere anche l'ultima.